Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Questa è la prima delle istruzioni che intermezzano le lezioni della seconda parte del libro degli esercizi di Un Corso in Miracoli. Come specificato nell'introduzione alla seconda parte, queste istruzioni, questi pensieri particolari, dovranno essere ripetuti ogni giorno e ciascuno di essi dovrà essere continuato finché non ti verrà dato quello successivo. Essi dovranno essere letti lentamente e pensati per un po', prima di ognuno dei santi e benedetti istanti del giorno. Iniziamo. Cos'è il perdono? Il perdono riconosce che ciò che pensavi tuo fratello ti avesse fatto non è accaduto. Non perdona i peccati rendendoli reali. Vede che non c'era alcun peccato. E siccome vede in questo modo, tutti i tuoi peccati sono perdonati. Cos'è il peccato se non una falsa idea sul Figlio di Dio? Il perdono ne vede semplicemente la falsità e pertanto la lascia andare. Ciò che adesso è libero di prenderne il posto è la volontà di Dio. Un pensiero che non perdona è quello che formula un giudizio che non darà adito a dubbi, anche se non è vero. La mente è chiusa e non sarà liberata. Il pensiero protegge la proiezione, stringendone le catene, così che le distorsioni sono più velate ed oscure, meno facilmente accessibili al dubbio ed ulteriormente tenute lontane dalla ragione. Cosa può intervenire tra una proiezione fissa e lo scopo che essa si è scelta come l'obiettivo che voleva? Un pensiero che non perdona fa molte cose. Persegue il suo obiettivo con un'azione frenetica, distorcendo e rovesciando ciò che vede interferire col cammino che ha scelto. Il suo scopo è la distorsione, che è anche il mezzo con cui la vuole ottenere. Si fissa sui suoi tentativi furiosi di frantumare la realtà, senza tener conto di ciò che sembra contraddire il suo punto di vista. Il perdono, d'altro canto, è quieto e tranquillamente non fa nulla. Non offende alcun aspetto della realtà, né cerca di distorcerla per farla apparire in modo che gli piaccia. Semplicemente osserva, aspetta e non giudica. Chi non perdona deve giudicare, perché deve giustificare la propria incapacità di perdonare. Ma colui che vuole perdonare se stesso deve imparare a dare il benvenuto alla verità così com'è. Non fare nulla dunque, e lascia che il perdono ti mostri cosa fare, tramite colui che è la tua guida, il tuo salvatore e protettore, forte nella speranza e certo del tuo successo finale. Egli ti ha già perdonato, perché tale è la sua funzione datagli da Dio. Ora tu devi condividere la sua funzione e perdonare coloro che egli ha salvato, di cui vede l'assenza di peccato e che onora come figlio di Dio. Desidero ampliare insieme a te il concetto di perdono inteso da Un Corso in Miracoli, che si differenzia molto dal perdono che è inteso nel mondo, quel concetto di perdono che abbiamo appreso probabilmente durante tutta la nostra vita. Il perdono inteso dal mondo vede colpa e cerca, come atto di superiorità o di bontà, di lasciarla passare. Quindi normalmente si dice: ti perdono, ma sappi che non ho dimenticato, quindi cerca di non rifarlo. Quindi spesso si dice o si pensa: sì, io ti perdono, ma sappi che non ho dimenticato, quindi cerca di non rifarlo. Il perdono non duale, invece, inteso da Un Corso in Miracoli, rinuncia totalmente a dare realtà alla colpa. Riconosce il suo essere completamente falso. Facciamo un esempio pratico. Il tuo compagno, la tua compagna entra in casa e non ti saluta, o non ti saluta come tu vorresti,
magari non ti ha considerato in modo speciale come invece vorresti essere considerato. In questo caso si proietta la colpa. Non mi hai detto questo quando sei entrato. Non mi hai fatto capire quanto sono importante. Il tuo saluto è stato freddo. Ecco che proietto la colpa sull'altro. Proietto quella sensazione che io sto sentendo per non essere stato considerato o considerata come volevo. E proietto la colpa sull'altro, che diventa quindi la causa di ciò che io sto sentendo. Questo sentire sappiamo oramai che in realtà viene dalla tua mente. Viene da un'idea che sostieni dove tu non credi in te stesso, non valorizzi te stesso. E questo lo proietti facendo diventare il mondo la causa di quello che tu senti. Quindi invece di sentirti amato perché sì, sentirti amato incondizionatamente dalla vita, senza condizioni appunto di saluto, decidi di postporre la salvezza. Quindi normalmente accade che se non mi sento speciale, ad esempio, do la colpa all'altro di come mi sto sentendo e da questo risentimento mi arrabbio con lui, dicendo: ma ti sembra questo il modo di entrare? Non è che per caso ci sia qualcun altro? Forse non sono importante per te? Ecco che stai proiettando la credenza che non vali, che non sei, e rendi l'altro responsabile di ciò che tu senti. E rendi l'altro responsabile di ciò che tu senti. E quello che tu senti è ciò che tu stai sostenendo. Quindi, secondo questo tipo di perdono, chiamiamolo falso perdono, dopo varie discussioni, pianti o giorni senza parlarsi, arriva il momento in cui la persona che stava attendendo a casa dice: va bene, dai, facciamo che lo lascio passare. Dai, facciamo pace, ti perdono. Però sappi che non me ne sono dimenticato, quindi ti chiedo per favore di non rifarlo e di fare questo, così io sarò felice. Ecco che tu credi di aver perdonato, ma questo non è altro che dare verità e vita alla colpa. Tu hai la colpa, io per il momento te ne tolgo un po' e se tu me lo dimostrerai, allora io comincerò a fidarmi di te o a rifidarmi di te. Il perdono non duale inteso da un corso in miracoli invece non dà realtà alla colpa. La riconosce come irreale, come un'illusione. La riconosce come un'idea sostenuta nella mente che posso rendere reale proiettandola fuori o che posso donare all'amore perché venga dissolta. Quindi a questo punto, invece di rendere responsabile qualcun altro, divento cosciente di questo mio sistema di pensiero, del fatto che sono diventato vittima dell'attacco che io stesso ho proiettato e riconosco questo sistema di pensiero che si è innescato. Sono responsabile di ciò che vedo, quindi posso scegliere di vedere colpa o di non vederla, perché quello che voglio vedere è quello che vedrò. E io sono responsabile appunto di ciò che vedo e scelgo i sentimenti che sperimento e dove voglio che questi sentimenti, questo sentire mi porti. E come dice il corso, tutto ciò che mi succede io stesso l'ho chiesto. E lo ricevo esattamente come io l'ho chiesto. Ed ecco che riconoscendo e accettando questo ti salvi. E dato che la colpa è riconosciuta come un'idea, come una percezione errata, a questo punto non c'è più nessuno da perdonare. Si passa da mi arrabbio con te perché non mi hai salutato a accetto amore. Quindi non c'è più nessuno da perdonare e ci si libera dal controllo del comportamento altrui in modo tale che
questo garantisca come noi ci sentiamo. Ed è chiaro che quando ti rendi conto di questo, allora diventi padrone delle tue creazioni. E in questo processo il mondo non è più la causa. Quindi senti come il perdono è dolce, è morbido, non serve impegno. Ti fa diventare padrone delle tue percezioni e del tuo sistema di pensiero. Perché prima di sostenere un pensiero e proiettarlo sull'altro, riconosci la sua falsità. Riconosci questi pensieri di attacco e colpa e semplicemente lasci la presa. Ti accorgi che ciò che senti non viene dall'altro, ma da ciò che tu sceglievi di vedere. Si rinuncia totalmente alla colpa, anche alla propria colpa. E prima lasci andare la presa dalla colpa, dall'attacco, dalla difesa, dal controllo, dalla manipolazione. Prima liberi spazio, e questo spazio che lasci libero, cercando di non gestire più tutto ciò, è uno spazio di pura innocenza. E quel vuoto si riempie dell'amore di Dio, della sua pienezza, della sua completezza. Perché tu già sei. Non ti guadagni l'essere, non perdi il tuo essere. E questo perché hai lasciato quel pensiero che rendeva l'altro causa e tu vittima. Lasci che questo spazio si riempia. Quindi quello che fa il perdono è anche di mettere fine al giudizio. Mette fine alla colpa, al giudizio, alla punizione, al castigo. C'è una rinuncia totale a questa credenza di poter ottenere l'innocenza attraverso la punizione, il castigo o il giudizio. Ed ecco che con il solo rinunciare a quest'idea, ciò di cui si colma quello spazio è amore. Accetto adesso di sentirmi amato, invece di proiettare fuori qualcosa che non esiste, qualcosa che io stesso ho creato. Tra i vari concetti che avevamo letto e visto insieme, c'è proprio quello del portare la coscienza del ricordo di Dio, del ricordo di io sono, del ricordo della vita, sopra tutte le cose. Perdonare è il processo mentale che ti libera dalla colpa incosciente, quella che tu proietti fuori pensando di togliertela di mezzo. Perdonare quindi è percepire correttamente il mondo che stai sperimentando. È quel modo di interpretare le nostre esperienze che ci permette di dividere la verità dalle illusioni. Quindi, per concludere questa lezione, insieme scegliamo di lasciare andare l'idea di e quindi di vittimismo. Non c'è niente lì fuori, non devo difendermi. Accetto l'amore incondizionato di Dio, della vita, qui e ora.